sta generando un po' di apprensione e qualche malumore la notizia che in Valtare, nel capoluogo, giungeranno alcuni migranti. I cittadini si chiedono dove saranno ospitati e chi li manterrà. Continua a riversarsi a valle l'imponente frana che da giovedì interessa la frazione Case Scorza. Nel comune di Berceto gli operai proseguono incessante il loro lavoro anche di notte. Domani sera in municipio ad Albareto il sindaco Ricco Boni ha convocato un pubblico incontro per l'istituzione del gruppo comunale di protezione civile. La cittadinanza è invitata. La lungo assistenza territoriale sarà un nuovo modulo che all'interno dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro affiancherà l'unità operativa di medicina che va incontro alle esigenze del territorio. Domani Varsi attende per l'atto finale del Carnevale 2015 con la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. A Berceto si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea annuale della sede locale dell'Avis, presente anche il sindaco Lucchi. Calcio, domani la Valtarese in promozione ospita Castellana, in seconda il Bardi cercherà di mantenere la testa della classifica, mentre in terza il Compiano cercherà il sorpasso sulla capolista. Buon sabato telespettatori di RTA, benvenuti all'informazione locale, informazione che apriamo subito con una notizia che sta generando un po' di apprensione e anche qualche malumore. Si tratta della notizia che in Valtaro e nel capoluogo della Valtaro giungeranno alcuni migranti. I cittadini si chiedono in particolare dove saranno ospitati e chi li manterrà. Abbiamo sentito a questo proposito il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi. La notizia apparsa qualche giorno fa sul quotidiano provinciale circa l'arrivo di oltre 200 profughi in 8 comuni del Parmense, di cui 3 in Valtaro Valceno e segnatamente Bedonia, Borgotaro e Bardi, ha messo un pochino in allarme la gente, che si poneva innanzitutto due interrogativi. Uno, il discorso dell'ordine pubblico, cioè queste persone non si sa chi siano, può darsi che tra loro ci siano anche dei malintenzionati, siamo sicuri che siano controllati bene. L'altro di ordine economico, ovvero questa gente va comunque mantenuta. Chi è che li mantiene? I nostri comuni dicono che sono già in difficoltà finanziarie per gestire l'ordinario. Si fanno carico di ulteriori spese? Ecco, in realtà le cose come stanno, sindaco Rossi? L'emergenza profughi è completamente gestita dalla prefettura di Parma, ovviamente su indicazioni del Ministero degli Interni. Ad oggi la situazione vede la presenza su tutto il territorio provinciale di circa 270 profughi, in realtà non arrivati in questi giorni, ma è una presenza che già è da diversi mesi presente sul territorio provinciale. Una presenza che è divisa per il 50% sul comune capoluogo, un 30% nel comune di Salso Maggiore e la parte restante suddivisa sugli altri comuni della provincia. Per quello che riguarda il nostro distretto, il distretto Vallitaro-Ceno, ad oggi abbiamo circa 35 profughi che sono divisi tra i comuni di Bardi, Borgotaro, Bedonia, Berceto e Varano. Precisamente 7 a Bardi, 6 a Borgotaro, 6 a Bedonia, 9 a Berceto e 7 a Varano. Questa presenza, tra l'altro, come dicevo, è già da diversi mesi sul territorio, governata dalla prefettura attraverso associazioni che possono essere istituzioni religiose, la curia, associazioni anche private, albergatori, cooperative, all'interno di strutture di proprietà anche, più delle volte è così, di natura privata. Come viene finanziata questa operazione? Viene completamente finanziata dal Ministero, che riconosce 35 euro al giorno per ogni profugo, che vengono pagati al gestore che se ne occupa. Quindi non vengono intascati dal profugo, ma vengono incassati e gestiti direttamente da chi si occupa di queste persone in accordo con la prefettura. I comuni non hanno esborso di nessun tipo e di nessuna cifra, quindi non c'è nessun impegno finanziario da parte dei comuni.
È bene anche ricordare come su questi profughi ci sia una costante e continua attività di controllo da parte delle forze dell'ordine presenti sul territorio e da parte della questura. Questo proprio per garantire al massimo anche dal punto di vista della sicurezza. Un ultimo concetto che vogliamo sottolineare è come i territori che già oggi ospitano profughi, nei prossimi mesi, nel caso in cui ci dovessero essere anche nuovi arrivi, non vedranno arrivi ulteriori, proprio perché in virtù di un accordo sottoscritto da tutti i comuni della provincia con la prefettura ci deve essere un'equa distribuzione sul territorio, per cui chi sta già dando un segno di disponibilità, di collaborazione, di accoglienza, non vedrà ulteriori arrivi. Ora la cronaca con la frana nel comune di Berceto, è una frana imponente come sapete a Case Scorza che si è generata giovedì scorso 26 nel comune di Berceto appunto. Ebbene, questa frana continua a riversarsi a valle, gli operai proseguono il lavoro con le macchine scavatrici e con ogni altro mezzo necessario nella corsa disperata per cercare di salvare l'abitazione dei coniugi Oppici subito evacuati all'insorgere della frana. Tecnici e operai sono al lavoro giorno e notte. La località continua ad essere irraggiungibile per i mezzi di circolazione. Non solo il sindaco Lucchi e il vice sindaco Consigli a monitorare costantemente l'evolversi della situazione, ma il movimento è tenuto sotto controllo dal tecnico comunale e dal geometra del consorzio di bonifica. Controlli vengono effettuati anche dai tecnici del servizio di bacino. La lotta, ricorda ancora in queste ore il primo cittadino, è impari contro il tempo e contro la forza della natura. Si lavora anche per salvare il ristorante Molinari posto sulla fondovalle e anche altre abitazioni non così duramente colpite dalla frana come quella dei signori Oppici. Domani 1 marzo alle ore 21 nella sala consiglio del municipio di Albareto si terrà un incontro pubblico per l'istituzione del gruppo comunale di protezione civile. Si discuterà di spiegazioni di riferimento, domande e risposte. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. E sempre domani il centro sociale ricreativo Timossi di Borgotaro invita tutti all'appuntamento con conversazioni tra noi. L'appuntamento è alle ore 16 presso l'auditorium Mosconi. Ci saranno Chiara Bosi al pianoforte, Giacomo Serpaglia alla fisarmonica e ancora al pianoforte Matteo Angella. Ragazzi prodigio della nostra valle guidati dal maestro Daniele Cacchioli che concluderanno in musica questa serie di conversazioni. L'ingresso è libero. E ora torniamo a parlare dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro, lo facciamo perché nasce un nuovo modulo all'interno del nosocomio valtarese, si tratta della lungo assistenza territoriale, sentiamo che cos'è in modo più approfondito nel servizio che segue. La lungo assistenza territoriale sarà un nuovo modulo che all'interno dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro affiancherà l'unità operativa di medicina. Illustrata nel corso dell'ultima seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario Valtaro-Valceno, questa nuova modalità di assistenza intende andare incontro alle esigenze del territorio, soprattutto riguardo al consistente aumento di persone ultra-ottantenni che molte volte vivono anche sole. La struttura di lungo assistenza nasce dalla riconversione dei 16 letti dell'attuale lungodegenza dell'ospedale di Borgotaro. Saranno letti, come abbiamo visto, territoriali, nel senso che non sono più letti ospedalieri ma territoriali. E a questa struttura potranno accedere pazienti sia provenienti direttamente dal territorio, cioè ricoverati dai medici di medicina generale, sia dai reparti ospedalieri. Sarà gestita dal punto di vista clinico da un medico della medicina, dall'equipe sempre della medicina, in stretta collaborazione anche col medico di medicina generale che avrà diretto accesso alla struttura, alla cartella clinica e potrà partecipare alla stesura sia del piano assistenziale che del piano di dimissione sul territorio. Questa, come diceva, questa struttura oltre a rispondere a bisogni di pazienti ricoverati in ospedale risponde molto bene a bisogni espressi dal territorio, in quanto è una struttura in cui potranno essere ricoverati tutti quei pazienti che per motivi non solo clinici ma anche di tipo sociale non riescono ad essere gestiti a domicilio, riacutizzazioni di patologie croniche, necessità di riabilitazioni,
e anche sarà a servizio di quelle che sono le cosiddette dimissioni difficili, dei pazienti che non hanno più le caratteristiche per essere trattenuti in reparti per acuti, ma non trovano immediatamente una soluzione territoriale. E la popolazione del nostro territorio è vero, è molto anziana, ed essendo molto anziana è anche multipatologica molto spesso, e queste situazioni in un contesto territoriale logistico di case anche isolate, di distanze e strade particolarmente difficoltose, viene a configurare molto spesso situazioni di difficile gestione al domicilio, anche di patologie di non grande impatto. La struttura risponde a tutti questi bisogni. Avrà una direzione infermieristica, un elevato carico assistenziale dal punto di vista infermieristico, perché l'obiettivo primo della struttura è poter ripristinare l'autonomia della persona e il recupero funzionale per poter poi ritornare al proprio domicilio. Anche se a un non addetto ai lavori può sembrare simile alla lungodegenza, già attiva da diversi anni, si tratta in realtà di una struttura sensibilmente diversa. L'attuale lungodegenza, essendo un reparto ospedaliero, ha vincoli, nel senso che può ricevere pazienti solo provenienti dai reparti ospedalieri. Nella lungodegenza non possono venire ricoverate direttamente dal territorio le persone. Per cui la tipologia di paziente di cui parlavo prima, se non poteva essere curata al domicilio, finiva di necessità inappropriatamente in un reparto per acuti. Qui invece trova il suo spazio. La lungodegenza non sparisce dall'ospedale di Borgo Taro, nel senso che all'interno della medicina vengono individuati 6 letti chiamati di lungodegenza critica per quei casi più complessi, con funzione specificatamente di lungodegenza a servizio dell'ospedale. Come sapete, domenica scorsa, a causa del maltempo, era stata rinviata a Varsi la sfilata dei carri allegorici. La manifestazione si terrà invece domani, tutto regolare, si parte alle ore 14:30 fino alle ore 17, e per le vie del paese sarà davvero una grande festa e l'atto conclusivo di questo Carnevale 2015.